Torino Avellino. Gli operai della Fiat hanno fatto sentire la loro voce. Nel capoluogo piemontese è in programma la manifestazione organizzata da FIM, FIOM, WILM e FISMIC. Numerosi gli operai irpini che hanno raggiunto le carrozzerie Mirafiori e Dell'Ingotto, dove si è svolta la manifestazione. Presenti a Torino in massa gli operai di Pomigliano d'Arco, che hanno per l'occasione organizzato treni e pullman speciali. I metalmeccanici dell'UGL hanno invece marciato ad Avellino. Il corteo da Piazza Kennedy si è concluso davanti alla villa comunale, dove è intervenuto il segretario generale Renata Polverini. Perché dobbiamo difendere l'industria italiana, la Fiat in tutta Italia, in particolare nel mezzogiorno. Marchionne non dà risposte e noi siamo qui per chiederle. Purtroppo c'è una sovrapposizione di modelli e quindi questo è un rischio importante. Nessuno dà garanzie, ma soprattutto non li danno per gli stabilimenti, in particolare di Pomigliano e Termini Imerese, e quindi noi abbiamo scelto appositamente di essere qui nel mezzogiorno. Noi abbiamo una forza importante in fabbrica, oggi la mostriamo qui ad Avellino, la mostreremo poi nei tavoli nel momento in cui Marchionne pare si sia convinto che è opportuno iniziare un confronto con le organizzazioni sindacali. La soluzione è che, come hanno fatto altri governi, questa azienda venga obbligata appunto dal governo a mantenere produzione ed occupazione nel nostro paese. L'ha fatto la Francia, l'ha fatto la Germania. Questa è una guerra che si combatte con le fabbriche e con le banche. Dalla crisi si esce e si esce più forte se l'Italia difende appunto il suo paese.